Guardi signora, purtroppo siamo chiusi perché ieri sera ci hanno messo i sigilli la polizia perché abbiamo aderito all'iniziativa Io Apro e quindi ci hanno chiuso il locale. Mi dispiace signora, grazie mille, grazie, grazie, buonasera. Siamo in questa condizione qua. Ieri sera sono entrati 10-12 poliziotti, ci hanno bloccato immediatamente il lavoro. Hanno anche intimidito i dipendenti perché hanno chiesto documenti a tutti, hanno accompagnati negli spogliatoi a ritirare i documenti. Mi hanno chiesto di far alzare la mia clientela e io mi sono assolutamente rifiutato perché erano qua per aiutarci loro. Assolutamente non facevo alzare i nostri clienti. Ho detto al poliziotto di fare il suo lavoro, di andare in sala e far alzare a lui. Mi ha detto che se non facevo alzare i clienti la cosa sarebbe degenerata, potevo rischiare addirittura l'arresto. Ho sentito questa, anche gli animi dei clienti si sono scaldati. Al che io ho chiesto assolutamente di rimanere tranquilli perché è una protesta assolutamente legittima secondo me, perché noi chiediamo solo di lavorare, niente di più. È un anno che andiamo avanti così, è un anno dove ci hanno fatto aprire 3 mesi quest'estate, abbiamo dovuto sostenere delle spese enormi per metterci in regola, le regole che ci hanno detto loro, non che abbiamo dettato noi. Quindi abbiamo messo gel, abbiamo comprato tutte le mascherine, abbiamo fatto tutte le suddivisioni dei tavoli, ci hanno detto di mettere 4 persone per tavolo, abbiamo messo 4 persone per tavolo, ce ne avevano detto di metterne 6, ne abbiamo messe 6. Ci hanno detto di mettere un foglio fuori con la capienza massima, abbiamo messo il foglio con la capienza massima, abbiamo fatto tutto quello che ci è stato detto. E dopo tutto, da un giorno all'altro, con le celle piene di roba, e quindi si parla di migliaia di euro di roba, non stiamo parlando di noccioline, domani dovete chiudere. Quindi, oltre al danno anche la beffa. Abbiamo preso robe, abbiamo buttato, i ragazzi sono rimasti tutti a casa, ragazzi che hanno famiglie, hanno affitti, hanno spese, come tutte le persone normali, le persone che vivono normalmente, come tutti noi. Probabilmente da Roma non sanno bene di cosa si parli, perché loro tanto al fine del mese prendono lo stipendio, sono tranquilli. Noi invece che siamo comuni mortali ci hanno tolto anche il lavoro e qua è troppo. Adesso sono stati messi i sigilli al locale, mi hanno detto che per 5 giorni la mia licenza è interrotta. Se dovessi aprire in questi giorni prenderei una denuncia penale. Ovviamente io ho una famiglia, non posso rischiare, anche se mi è stato detto che non è regolare e non me la sento. Per me è stato uno sforzo importante già aprire, fare la spesa, riempire tutte le celle frigorifere perché non sapevamo come sarebbe andata la serata. Invece c'è stata una risposta spaventosa, devo ringraziare veramente tutti i clienti. Ci hanno dato una mano pazzesca, abbiamo ricevuto centinaia di telefonate, ancora oggi gente che chiama, forza ragazzi. Oggi ho ricevuto una telefonata da una signora, mi ha detto domani ci siete aperti? E a quel punto gli ho detto no signora, guardi, abbiamo i sigilli, guardi, facciamo una cosa, io vengo lì, le pago la cena o le pago il pranzo, le lascio i soldi, almeno lei ha qualcosa e per i ragazzi. E poi quando riaprirete, me li scalerà dalla prima cena al primo pranzo. Queste sono cose che toccano il cuore, queste sono cose importanti, ti fanno rendere conto che la gente ci è vicina. La gente sì, la politica e tutto quello che gira intorno assolutamente no.